Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi presento l'ultimo video sul ripasso delle opere del di Dante prima della Commedia e tratterà appunto del De Monarchia. Il De Monarchia è l'unico dei tre trattati che sia stato concluso ed è anche il più tardo a livello cronologico. Infatti la sua composizione risale probabilmente al 1313-1315. È un'opera che ha argomento politico e infatti in quest'opera si delinea bene quello che è il pensiero politico di Dante e che poi verrà anche ripreso, come molti sanno, nella Commedia a ogni sesto canto di ogni cantica. Ripassiamo assieme quelli che sono i punti principali. Allora, nel primo libro dei tre che compongono il De Monarchia, Dante indaga quale sia la forma di governo migliore e alla fine Dante arriva a sostenere che la forma di governo migliore è l'impero. Per giustificare questo mi ricollego a quanto detto anche prima nel video del convivio riguardo alla felicità terrena degli uomini. Gli uomini per Dante, infatti, devono poter raggiungere una felicità terrena che corrisponde con la ricerca, con l'acquisizione della sapienza, della conoscenza, con la messa in atto della parte razionale di sé, dell'anima razionale. Questo è possibile per tutti gli uomini, o per la maggioranza di essi, solo se non si vive in condizioni pacifiche, se ogni singolo uomo non è turbato dalla necessità di dover sostenere la propria famiglia e di proteggerla anche da pericoli come possono essere le varie guerre o i vari scontri politici tra comuni o tra nazioni che poi vanno a gravare sulla vita dei singoli, impedendo loro di dedicarsi ad attività come appunto allo studio. E per questo, per garantire le migliori condizioni di vita dell'uomo, è necessaria quindi la pace. E la pace può essere ottenuta solo se il potere è in mano a un unico sovrano, ossia all'imperatore. Infatti, in questo modo verrebbero meno tutte le controversie interne che invece sono quotidiane, soprattutto nel panorama politico e storico italiano. Quindi a tutto ciò si potrebbe porre fine attraverso un governo di uno solo che comprende tutto il mondo come aveva fatto l'impero romano. Nel secondo trattato, infatti nel secondo libro che compone il De Monarchia, Dante trova nell'impero romano quello che fu l'impero che va preso ad esempio e dice come la storia dell'impero romano fu voluta dalla provvidenza, cioè rientrava all'interno di un disegno provvidenziale. Infatti è solo grazie al fatto che Gesù sia morto durante sotto l'impero romano, che ha garantito l'universalità della salvezza, proprio perché a infliggergli la condanna fu un sistema universale come l'impero, e quindi la sua morte è stata la morte per tutta l'umanità. Grazie a questo elemento unificante costituito proprio dall'impero romano. Inoltre, un'altra giustificazione che Dante porta alla sua tesi è il fatto che Gesù scelse di nascere proprio sotto l'impero romano, così come sotto di esso aveva deciso di morire.
Infine, nel terzo libro, Dante espone quello che deve essere il rapporto tra il papato e l'impero. Per Dante, l'impero deve essere indipendente dal papa e non è a esso sottomesso. L'imperatore, infatti, deve essere una guida per gli uomini che vogliono conseguire la felicità terrena, mentre il Papa deve essere una guida spirituale, quindi occuparsi di tutto ciò che riguarda la salvezza dell'animo e dello spirito e il conseguimento della vita eterna. Di conseguenza, il Papa non ha il diritto di intromettersi nelle questioni politiche o comunque di occuparsi di quelle che sono questioni terrene, anche perché così facendo, come poi Dante dirà nella commedia, i seguaci del Papa, i fedeli, verranno anch'essi attratti dai beni mondani, vedendo che il Papa stesso è completamente occupato a gestire, o comunque si occupa principalmente di quelli che sono beni terreni, preoccupazioni terrene, mentre il suo scopo sarebbe quello di fare da pastore al gregge dei fedeli, dei cristiani, e di indicargli quella che è la retta via per conseguire la vita eterna. Di conseguenza, si ha qui la formulazione dei due luminaria. Di conseguenza si ha qui la formulazione della teoria dei duo luminaria, ossia della teoria politica secondo la quale l'imperatore e il papa brillano di luci separate, distinte, e non come voleva un'altra teoria opposta, che il Papa da Dio ricevesse il potere e a sua volta lo desse all'imperatore. Quindi il Papa, in quanto tramite tra Dio e l'imperatore, aveva il diritto di gestire anche questioni terrene. Dante afferma invece il contrario. Il Papa e l'imperatore sono due figure che si occupano di cose differenti, hanno ruoli diversi e quindi non devono interferire l'uno all'altro. Dante riconosce tuttavia che la salvezza dell'anima è il bene sommo, il vero bene, e quindi è più importante, diciamo, della felicità terrena. Ma per questo l'imperatore deve rivolgersi al Papa con la stessa reverenza che che un figlio ha verso il padre, ma nulla di più, non c'è un rapporto di subalternità tra i due. Con questo, diciamo, credo di aver toccato i principali temi, i principali punti del De Monarchia, in particolare soprattutto quelli che poi tornano utili per lo studio e l'analisi della Divina Commedia. Spero che i video vi siano piaciuti e ci rivediamo alla prossima.